Noi siamo onorati dell'apertura, dell'inaugurazione di questa struttura e ci crediamo vivamente nella riuscita futura. Noi i nostri programmi li stiamo portando avanti, come abbiamo detto, sia sotto campagna elettorale, ma è un programma nostro, radicato nella nostra mentalità, portare avanti proprio questo tipo di attività di assistenza alle persone in difficoltà. L'apertura di questa struttura per noi è un motivo di grande vanto, perché ci fa da pungolo per le nuove iniziative che stiamo mettendo in campo. Saranno sicuramente tempi non brevi, ma noi siamo convinti di riuscire anche in questo. Noi speriamo di collaborare molto con questa struttura e di sostenerla con ogni forza. Sicuramente non di natura economica, perché i problemi ci saranno, ma con ogni nostro aiuto possibile la sosterremo. Stignano oggi è una giornata particolare, una giornata storica, perché si inaugura, tanti la chiamano casa di riposo, però lei diceva che è una casa protetta. È una casa protetta, diciamo Villa Seina è una casa protetta che per volontà di tutti i fratelli della famiglia Ritano, con autorizzazione di un decreto regionale del 2004, è andata avanti. Però purtroppo durante il prosieguo si è arenata, vuoi per varie circostanze, poi è stata riattivata, utilizzata per altri motivi e poi tutto si è fermato e non è andato oltre. Grazie all'assiduità dei fratelli Ritano, che sono stati degli alfieristici, cioè come Vittorio Alfieri diceva, volli sempre volli, fortissimamente volli, così vollero i Ritano. Perché casa protetta, autosufficienti e bisognosi? Perché i loro familiari con il loro lavoro purtroppo certe volte non riescono a seguirli in modo costantemente, continuamente e indifessamente sui loro bisogni quotidiani. Gli anziani possono venire la mattina, risiedere la giornata e la sera andare a dormire a casa? Sì, si può fare. Per il momento intanto gli anziani prima che vengano accolti Noi facciamo una nostra cartella, diciamo, sanitaria, per stabilire se sono nelle condizioni per poter essere accolti, va bene, e nell'eventualità se presentano qualche situazione particolare dal punto di vista sanitario, ci sono altre figure mediche come me che prenderanno in cura l'esigenza, in cura nel senso di esigenza proprio degli ospiti, per poter portare avanti queste loro esigenze, queste loro necessità. Oggi c'è una start-up, c'è un nuovo inizio, c'è l'avvio di un nuovo percorso anche su questo territorio, che ha appunto come oggetto una cosa ritengo assolutamente straordinaria, ossia l'inaugurazione di una casa di riposo, di un soggiorno, di un presidio anche sociale, di cui questo territorio insomma ne aveva assolutamente bisogno, perché se non erro forse è l'unico presidio dell'area, e allora io credo insomma che va fatto un plauso a chi comunque con grandi sacrifici, con grande abnegazione si è adoperato affinché anche quest'area possa avere un punto di riferimento per i nostri saggi, per i nostri anziani, che certamente in questa bellissima, straordinaria sede che è confortevole potranno risiedere, potranno riposare, potranno trascorrere il loro tempo libero con un'assistenza di grande qualità, di grande determinazione, di grande coerenza con quelli che sono i bisogni dei nostri anziani, e chiaramente così facendo possono rassicurare, rasserenare le famiglie che quotidianamente impegnate, chi con il lavoro, chi con le varie attività, avendo la consapevolezza di avere i propri genitori, i propri parenti in una struttura così di qualità, possono certamente rimanere all'interno delle loro famiglie con più
più serenità, avendo la possibilità a due passi anche da casa poterli venire a trovare. E allora io credo che la politica, che poco ritengo abbia fatto per realizzare questa struttura, anche con una semplice presenza può supportare e magari insieme poi pensare ad un futuro che immagino in Calabria dovrà essere, rispetto anche a questo settore che è poi il settore della sanità, il settore sociale, molto più attento. E proprio per questo noi come classe dirigente, e io parlo anche della mia area politica, ci stiamo adoperando affinché il nuovo programma regionale possa prevedere, ecco, delle misure che aiutano gli imprenditori e i privati che si accingono ad avviare questi percorsi a farlo in maniera assolutamente più comoda e più anche concreta.